clausole di esonero e responsabilità. Le informazioni e i contenuti pubblicati in questo video sono esclusivamente di carattere informativo e non intendo suggerire comportamenti illegali. Pertanto non mi assumo alcuna responsabilità civile e penale sull'uso delle informazioni presenti nel video. Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e invitate anche gli altri a fare altrettanto. Oggi riprendiamo un po' il discorso che abbiamo sospeso il mese scorso. Infatti finalmente mi è arrivato la TIN 85 assemblata dalla DigiSpark. La comodità è il fatto che ha una porta USB integrata. In effetti ho stampato anche il contenitore per utilizzarlo in modo più pratico e sicuro. Parto con la premessa che quello di cui parliamo non è farina del mio sacco. Infatti io di solito leggo questa rivista Journal Hacker, che a dirvi anche vero non sono argomenti aggiornati. In effetti nel momento in cui vi sto parlando e ho letto questa rivista, il sistema che andrò a illustrare già è passato. In effetti molti computer già sono stati attrezzati per evadere il sistema. In effetti questo qui, non so chi lo conosce, questo è Raspberry Pi Mini. Con questo sistema il Python, che è un software che va caricato sopra Raspberry, è possibile entrare in qualsiasi sistema anche se c'è la password, addirittura anche nei computer della NASA. Il problema nel far funzionare questo tipo di dispositivo è che il computer vittima dovrebbe avere dei driver già preinstallati, ma tutte le versioni di Windows 10 a seguire questo drive non ce l'ha più preinstallato, quindi è impossibile far riconoscere questo mini computer al nostro computer vittima. Infatti vabbè, ci ho investito per un esperimento, ci ho provato, però non ve lo illustro come si fa perché è tutto inutile. I computer attuali non è possibile attaccarli. Invece con questo qui, con la TIN 85, è ancora possibile utilizzarlo anche sui computer più recenti. Poi vi faccio vedere in pratica come è possibile utilizzarlo. Adesso andiamo ad analizzare il programma che andremo a caricare sopra il nostro piccolo dispositivo e come va utilizzato. Ok, adesso vado a illustrarvi come funziona questo programma. Come potete vedere è ampiamente commentato, quindi a ogni riga ho messo la sua descrizione. Farò la stessa cosa anche con i futuri listati che troverete sul mio sito. La riga che interessa a noi è questa qui, dove ci sono i dati del nostro provider. In questo caso io sto utilizzando il servizio di Gmail. Voi dovete andare, se utilizzate ancora Gmail, dovete andare a mettere i dati qua: indirizzo del mittente, la password e ovviamente dove stava del destinatario. Ecco qua, indirizzo e mail destinatario. Possono essere anche la stessa cosa, eh? Destinatario e mittente, potete mettere anche lo stesso indirizzo, il problema non c'è. Ovviamente qui c'è, dove stava qui, ok, credenziali, rete wifi, che sarà il nome dell'oggetto dell'email, e la parola in allegato, le credenziali, il testo del messaggio, e in allegato, dove sta, troverete wifi txt. Ovviamente se modificate questo nome qui, lo dovete fare anche qua sotto, cioè dovete andare a modificare sia qui che qua sopra. Dove stava, dovrebbe stare qui sopra wifi, eccolo qui, dovete modificare anche qua. Lui in pratica va a creare un file txt con la password sopra memorizzata, quindi se modificate il nome qui lo dovete fare ovunque. Però prima di fare questa operazione, prima di andare a compilare, dovete fare un'operazione importante. Quindi createvi un'email, qualsiasi email, e accedete all'account, e dovete andare in questa pagina, vi metterò il link di questa pagina, e dovete dare il consenso all'app meno sicure. Quindi dovete cliccare qui e dargli il consenso, che se non fate così l'email non sarà inviata, perché lui non riconoscerà un'email certificata, un software certificato dal sistema, quindi l'email non sarà inviata. Quindi ritorniamo al nostro programma e adesso andiamo a procedere alla sua programmazione. Allora, chi è esperto in Arduino saprà benissimo che
dopo aver fatto la verifica per programmare il dispositivo, basta solo che clicco sulla freccetta carico. Però nel caso di questo particolare dispositivo, se vado a inserire il dispositivo prima che me lo viene a chiedere lui, avendo già fatto una programmazione su questo dispositivo, in automatico verrà lanciato e mi impedisce di andare a caricare anche un semplice aggiornamento. Quindi come dobbiamo procedere? Clicchiamo sopra il pulsantino carica. A questo punto lui andrà a fare la verifica e vi darà 60 secondi di tempo. Ecco qua, 60 secondi di tempo per inserire la chiavetta o dispositivo. A questo punto ha effettuato la registrazione e si sta anche avviando la simulazione del programma. In pratica sta cercando di trovare la password del mio wifi e me la sta mandando via mail. Però in questo caso io non ho impostato nulla, quindi non sarà inviata a nessuno. A posto. Come potete vedere, anche il LED si è spento per indicare che ha finito di fare questo lavoro. Allora, come potete ben vedere, ecco qui le due mail inviate con i relativi allegati. Ovviamente anche se vado a cliccarci sopra non troveremo niente, perché io non sono collegato sotto rete wifi ma uso la rete LAN. Spero che il video sia stato soddisfacente e che sia stato chiaro. Se avete domande da fare su questo argomento, aspetto i vostri commenti. Ovviamente con questo dispositivo si possono fare molti attacchi, si possono fare molte applicazioni, solo che non andrò a fare un video ogni volta che andrò a realizzare un nuovo programma. In descrizione vi metterò il link del mio sito, dove troverete una pagina apposita dove andrò a inserire in volta i programmi che potete utilizzare su questa chiavetta. Più avanti andrò anche a realizzare un contenitore più piccolo di questo qua, più pratico, perché questo qua sinceramente è troppo grande e non mi piace. Andrò a realizzare uno più piccolo, più adatto per questo dispositivo, per la vostra stampante 3D. E niente che dire, spero non avete dimenticato nient'altro. Ah, un'altra cosa è da ricordare, che questo dispositivo funziona espressamente con la porta USB 2, non è adatto all'USB 3. Se lo andate a inserire, il computer non andrà a riconoscere. Quindi utilizzate espressamente USB 2. Che fare se sul computer vostro o quello della vittima avete solo porto USB 3? Potete comprare un hub, un piccolo hub a 2-3 porte USB 2, che quando andrete a collegare alla USB 3 andrà praticamente ad adattarsi con la modalità USB 2. In questo modo risolvete il problema. Quindi vi lascio a voi una buona giornata, un buon proseguimento. E vi raccomando, quello che ho detto all'inizio video, lasciate un like e iscrivetevi al canale.